Ma che fu a me stamattina? Ma che fu? Un latte fritto, un biscotto, non ti squaglia! Ma va a far frutto tu io un latte! Fanno questo ogni mattina, non ce la faccio più.
papparì e papparò. Bra! 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 Bravi! Mi siete veramente piaciuti. Sapete ma che faccio? Ho portato qua a volere canta Napoli. Chi la porta? La rapa solo a me. Bra! Però se mi date una quaccia, visto che facete un piacere a mia moglie. A mia moglie, un nido lo sta molto bene. Ma seguite. Ehi, è voluto muovere. Fammi una cortesia, dai una buttata all'amico tuo. A chi sto? O faccio proprio male. Per i cantanti non ci sono! Sono il portiere! Un momento, riapro! Avete sentito? Quello apre solo a me, perché i cantanti a Napoli sono troppi e non sempre sanno cantare e danno solo fastidio! Buongiorno, Aldo, accomodate! Cavalieri, buongiorno! Venite, venite ragazzi! Prego, prego, accomodatevi. Prego, prego, sedetevi, sedetevi. Grazie, grazie. Piacere. 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 Puttini, ma ci mi hai portato? Già stiamo a Carnoro. Cavaliere, guardate che vi ho portato. Questo è il famoso Cavaliere Cantanapoli, della famosa agenzia Feste di Piazza e Matrimoni. Aldo, ma sono veri o sono finti? Questi sono i Chipster Kinder. Ho detto tutto. No, siamo i Gipsy Finta. Di che giornate che è scalato? Non sto capendo proprio niente. Ah, ciao, siete i Gipsy, vabbè. No, Finta. Sono governo, ma sono finto. Cavalieri, è il nostro nome d'arte, siamo i Gipsy Finta. Scusate. Vi è chiaro adesso, Gipsy Finta è il nostro nome. Scusate, mi sono confuso. Matti, l'accordo! Ah, già avete fatto l'accordo, mi fa piacere. Sto parlando con me forte, l'ho fatto accordare io e mi avevo scordato. E buon ricordio. Chi sta ma fa salire la pressione? Angelo, non l'ha fatta apposta. Non sarà oggi, non sarà rimane, roppa rimane, ma via giovedì o manno il pitava. Calmatevi e perdonatevi se non vi ho riconosciuto. E va bene, non ci pensiamo più. Ah, dobbiamo fare un provino? No, ma non c'è bisogno. Però a me mi piacesse sentire una pizza, che dite? Sì, sì, e cantate, facetemi sentire qualcosa di allegro. Che calor! Cavali, capitolo qua capo. Subito! Fermo! Torice che uno son cazzo! Che calor, è una canzone del nostro repertorio. Andiamo avanti per piacere, sì. Dal sol, appicciato su un ventilator, ma stasera non passa e mia moglie mi scassa. Me ne vado in montagna a pressione, ma sai, non vedo di quanto. Che calor, che calor, appicciato su un ventilator. Che calor, che calor, appicciato su un ventilator. Che calor, che calor, appicciato su un ventilator. Che calor, appicciato da me. E che mi rindi coscia sulla sabbia tampata dal sol, ma ci ho fatto già sei Coca-Cola, a così non ci faccio, voglio un ghiaccio con ghiaccio, me ne vado in montagna, pressione lo sai e non vedo di qua a te. Che calor, che calor, appicciato sul ventilator, che calor, che calor, appicciato sul ventilator, che calor, che calor, appicciato sul ventilator, che calor. Che calor, appicciate la meno che sol. Che calor, appicciate su ventilator. Che calor.
appicciare sul ventilatore. Che calor, 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 appicciare sul ventilatore. Brava, brava! Facciamo subito un bello contratto! Firmato! Cavali, chi è suo artista? Lo so, lo so! Ragazzi, con questo contratto vi siete assicurati 300 feste di piazza e 200 matrimoni! E con questi divisi faticate pure a carnevale, o no? Poi dicono che io sono! Siete artisti che meritate! Vabbè! Io torno in portineria. Voi che fate? Scendete con me? Se il cavaliere non ha più bisogno di noi. No, ve ne potete andare. Vi avviserò io per la prima data. Cavaliere, tante grazie ancora e arrivederla. Arrivederci. 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 Grazie ancora. Cavali, alla prossima. Seguitemi. Vi faccio strada, venite appresso a me. Grazie. Cuidado. Siete soddisfatti? Gentì, senza giacca e cravatta, è un genio. Venite, venite. Guardate, quello sembra un cattivo uomo, Candanapola, ma tengo un cuore in vita, ma fate un bello contratto, non ci possiamo lamentare. Siete piacere, contenti? Sì, sì, sì. Grazie. Oggi mi siete salvato. Ah, voi meno male, fatto una cosa, no? Qua a casa mi disinfetto. Arrivederci. E quando volete, sto palazzo per voi sarà sempre aperto. Grazie. Buona giornata. Arrivederci. 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 E che fai questo turbante in casa? Sto preparando per uscire. Devo andare a fare la spesa. Ci hai fatto fare un bello contratto al cavaliere Candanapoli con i jeep spinti. Però io che ci fai? I momenti c'hai a fare spesa, se no chiudono il giovedì, chiudono i negozi. Ciao. Siamo mi sono turbante. E allora? Saluto mamma Mustafa quando vieni. Qui? Mia sorella dove sta? Che scusa fa? Aiuta a fare spesa. No, no, che la fa spesa. Ma che stai facendo? Mi sto facendo i capelli, non si vede che mi sta facendo. Secondo te voglio essere una donna diversa, ma buona. Brava, una donna diversa per i capelli in da cucina. Perché mi posso fare la cucina? Io trovo sempre i capelli in domani, come ci capite chi sono? Ma capite Paolo, facciamo una cosa, ci vediamo al negozio domani. Mi pagate domani? Domani! Come sto? Come ti senti? Si, metti che bigodino. Fammi un piacere, metti vicino alla cucina che là è il posto tuo, ai fornelli. Uno, due, uno, due. Bravo. Uno, due, uno, due. Ma mi sono comandante, mamma mia. Scomottini, questa è tua sorella, ti sarà scontato qualche cosa. Maria, di sicuro, ecco. Permesso, si può? Si può. Oh, avete cambiato strumento? Sì, è uno strumento di percussione. Come suona i portieri non suona nessuno. Perché? Come hai fatto? Niente, stavo scherzando. L'ho trovato qua fuori, credo che sia di vostra moglie. Ah, ecco. Ditemi un poco, come mai state da queste parti un'altra volta? Passavamo di qui per tornare a casa e io e lui, il nostro compagno, abbiamo avuto un'idea felice per ringraziarvi. Abbiamo portato un CD nostro fatto da noi, così sentite un poco di calore. Che pensiero gentile, ne sentivo proprio il bisogno. Era un dovere. Grazie. Di niente. Che bello, ma siete proprio i Jeeps. Oh, che onore, i Jeeps a casa mia. Vi posso offrire qualcosa? Un rum? No, una tequila. No, grazie, dobbiamo guidare. Luci, ci hanno portato un CD. Che bello! Dammela a me, dai! Che?
Questo è il nostro ultimo CD. Oh sì, che bello, io conosco tutte le vostre canzoni. Quello che mi piace assai, sapete qual è? Che colore? Ve la cantate? Così su due piedi. Senza musica, senza basso. Sì, sì, senza basso, che se ne importa. Accennatelo appena appena, vi faccio il coro. E dai, forza, accontentiamo la signora, dai. Che calore, che calore, ha pigiato il suo ventilatore. Che calore, che calore, ha pigiato il suo ventilatore. Che calore. Posso? Signorina Emanuele, ma che piacere vedervi! Come state? Io avevo il bono. Pure. Bene, bene, fa solo un po' freddo, si può chiudere la porta? Gesù, che codicità a fare! Signorina Emanuele, da quando siete andate via da questo palazzo, viviamo nel buio più assoluto. Ma perché c'è stato qualche blackout? No, semplicemente è andato in tilt il cervello di mio marito. Rattoso era e rattoso è rimasto. Signora Lucia, ma come state? Si stava molto meglio prima, signorina. Siete sempre scherzosa? Sì, noi qua scherziamo dalla mattina alla sera. Ma come mai da queste parti, signorina? Volevo sapere se c'era posta. No, c'è solo pubblicità. Ah, solo pubblicità. Ma questi sono i Gypsy Fizz! Sono proprio loro! Mamma mia, che emozione! Ma come siete belli, vi posso toccare! Che ha avuto a niente, stop! Visitate. E voi con questo codino sembrate proprio un indiano! Ma come siete affascinante! Mi dovreste vedere con i capelli sciolti! I capelli sciolti! E che tacca spin, mamma mia, che cazzo adesso. Porchi, mo tengo che fa la signorina. Nel frattempo, pigliatemi a pacchero qui su. A roba mette mani. E mi posserà piano piano. Ah, ma ha cominciato un'altra volta. Che bello, stanno litigando per me. Tengo altri 10 minuti di autonomia. Poi a questa la faccio strascino. Signorina, che peccato. Se avessi avuto qualche anno in meno vi avrei fatto una corte spietata. No, ma che dite? Le persone interessanti come voi non hanno età. Peccato che devo andare via. Passa, famaronna. E dove andate? Fermatevi. Fatevi ammirare un poco. Anzi, venite qua. Accomodatevi. Prego, questa sedia è tutta per voi. Ma sei proprio maleducato. Ma come? I Gips che ci hanno portato pure il CD non li fai sedere? Gesù, andate la seggia. Scusate, ho Gips. Fate una cosa, accomodatevi. Aspettate, spostate, per piacere. Grazie, ecco qua. Grazie. Accomodatevi, prego, Gips. Grazie signora Lucia, si vede che siete una gran signora. Ma come vi siete sposata? È quello che mi chiedo anch'io. Orrore di gioventù. Signorina, mi faccio per caffè, che dite? Sì, grazie, mi ci voleva proprio. Lo faccio subito. Chi se non fa mai niente in Dallas, mai niente. Mo ha visto la signorina ed è diventato un elettrodomestico multiuso. Un tappetino strisciante. Lucia, non sto un caffè. Sta già là, pronta, preparata, devi solo appicciare sotto al fuoco, appicci. Angelo, ma un caffè te sta fa male. Questa mattina ti sei seduto tanto buco. Ma perché che vi siete sentito? La pressione. Soffrite di pressione alta? Purtroppo. Oh, come mi dispiace. Ma non è che questa è la pressione perché avete troppi vizi, capito, mamma? Mostro proprio. E io avrò un gramana. Ma quali vizi? Io non fumo, non bevo! E sono con dei vizi. Ma io non gioco! Io gioco! E facciamo! Secondo me la pressione a voi pesate perché guardate troppe femmine. E che ti credi che sono tutti quanti fare niente come te? Il signore qua, il gipso, a quelle cose là non ci pensa proprio, hai capito? E perché? Mica è un vizio guardare le belle donne. Mamma mia! Che calore! Si può avere un bicchiere d'acqua? Ve lo vado a prendere io un bicchiere d'acqua. Che calore! Non gli ha niente, mia moglie. Ma sul caffè non gli esce mai. Che calore! Cicca cicca bu! Ah! Prego! Grazie! Che schifo! È bollente! È bollente! Ma non ho capito, allora non l'hai aggiustato! Lo so, ieri mi sono sbagliato, ho invertito le manopole. Ha ci mise che nell'acqua fredda posso in l'acqua calda, che nell'acqua calda posso in l'acqua fredda. Perché le fredde devi premere la calda. Vuoi la calda? Devi premere la manopola. Ma per caso volete un altro poco d'acqua?
No, grazie, mi è bastato questo. No, il muocito sa gli ha pressione la volta. Ma da quanto tempo avete questo problema? È poco tempo. Un mese. E scusate, ma questo sbalzo di pressione vi è successo una sola volta? Sì, perché? Ah, vabbè, ma allora può darsi anche che è solo un fatto episodico. Sapete, io sto studiando medicina. Ah, e quanti esami avete fatto, dottoressa? E sto preparando il primo esame. Insomma, forse. E invece la signorina, secondo me, aveva ragione, perché la stessa cosa me l'ha detto pure un amico mio. Perché te l'ha detto questo amico tuo? Perché noi, quando nasciamo, siamo come dei prodotti nuovi appena usciti dalla fabbrica. Ah, sì? Ma santo zitto. E voi, secondo me, non siete usciti dalla fabbrica, diciamo, col difetto. E tengo pure la garanzia. Ma che dite, signor Aldo? In effetti, tutti i tubicini che tenete nel vostro corpo, diciamo, non sono ingottati. Praticamente la carcassa è buona, l'involucro è efficienza. Non potete mai scoppiare. Io ho già scoppiato. Ma puzzate scoppiamo! Ma chi è questo medico? O volesse proprio conoscere? Ma quale dottore? Chi li ho commisto? Ho commisto? E che ci tra, sono commisto? Chi le può dire una versione di gomma? E che teneva la rotandella a gipca? Ma quello proprio adesso ha cambiato le ruote della macchina. Ma perché non è la stessa cosa? Ma state zitta, e vieni col caffè asciuto, hanno cuofo nei tempi. Ah, come scotto. Certo che vostro marito è proprio un tipo particolare, eh? Molto particolare, è un guai passato. Ah, come lo prendete? A me amaro. A me amaro. Cortesemente, a me poco zucchero. Amaro anche per me. Sono in grasso e divento brutta. È vero, signori? Sì. Voi sareste sempre bellissima, anche da grassa. Sta difendendo la categoria. Ecco qua, i signori sono servite. Manuela, signor Gips numero uno, signor Gips numero due e mia moglie. E me lo bevo dopo, va. Ma è amaro! Ma voi avete detto poco zucchero. Ma qua lo zucchero non c'è proprio. Ma io l'ho messo. No, non ce l'avete messo. Volete un altro poco di zucchero? No, un altro poco. Voglio zucchero! Ed Angele, ma dopo che zucchero? O volessimo far sciupare? Va bene. Così ho zucchero, giusto? Sta dietro di te, sulla cappola, vedi? Ah, sì. Avete visto? E voleva avere pure ragione. Quello lo zucchero non ce l'aveva proprio messo. Si vede che sei scordati, ah. Un poco di pazienza, signor Angelo. È insallanuto. Ecco qua. Mamma mia, che mano che tenite. Ma ti granate un po'. Io vi ho detto zuccherato. È molto scivolo che mi piaceva roccia. Basta che gli fa male. Poi ingrassa e diventa brutto. Esso, non scende proprio. Ma che ci avete messo qua dentro? È orrendo. Ma che fate? C'è messo sale, che schifo! Mamma mia, il sale! Il nemico numero uno della pressione! Angelo, ma che avete sentito là? No, sento un po' come... Lucia, è colpa tua! Ma come l'indossale c'è sto sale veramente? E ho zucchero, arrosta! Addosso il caffè, arrosta! E ho caffè, arrosta! In due frigorifero! Mannaggia sta mania che ha sempre un posto di cose! Signore Gipsy, ascoltatemi e ditemi se ho torto! Aldo, passami i due barattoli! Ecco qua! Mi sembra avere ragione tu! Dunque, noi tenevamo tre barattoli così, li vedete? Ma ne vedo due! Un attimo di pazienza e vi spiego! Uno per il caffè, uno per il sale e uno per lo zucchero che non ci sta più! Fin qui è chiaro? Sì, chiarissimo! Ma come ha fatto a capire? Il mese scorso Aldo, mio marito, ha aperto l'armadio e ti ha fatto cadere il barattolo dello zucchero, scassando tutto, è vero Aldo? E per forza, tu sei una disordinata! Tu accadassi la roba una coppa nata e poi sapete che fa? Ma che fa? Chiudi in fretta la roba dentro l'armadietto, poi arrivo io, apre la già sorpresa e mi dà la roba in coppa e via. A così si è rotto il barattolo dello zucchero. Agi torti! Credo di no. Giovanno, per favore, statevi zitto e fatemi spiegare. Ma fatta tua. Grazie.
Dunque mi è rimasto il barattolo del sale e del caffè, che proprio bene insieme non stanno. Fosse stato sale e pepe. E che c'entra il pepe? Come che c'entra il pepe? A forza vuoi parlare? Era per farvi capire che il sale col caffè non c'entra niente, non ci azzecca niente. Allora che ho fatto? Al posto del sale ci ho messo lo zucchero. Così ho fatto zucchero e il caffè. E infatti è così, sapeva che all'indosso il sale ci stava lo zucchero. Sì, ma poi la signora Amalia Quagliarulo mi disse che il caffè era meglio tenerlo in frigorifero perché si mantiene meglio l'aroma. Ho capito, e voi avete messo il barattolo del caffè nel frigorifero? No, perché la signora Quagliarulo mi fece notare e questo non va bene. E perché? A forza voi siete imbalzati. No, questo non c'ha la chiusura ermetica, quindi il caffè l'ho messo nei piselli. I piselli? Che schifo. Non sto capendo più niente. Perché i barattoli di piselli hanno i tappi a chiusura ermetica. Esatto, brava. E nel barattolo del caffè che ci avete messo? Domanda molto intelligente. Non c'è niente da fare, noi donne siamo esseri superiori. Modestamente. Lo zucchero dove si mette? Nel caffè! E quindi ho tolto lo zucchero dal sale e l'ho messo nel caffè. E nel barattolo del sale avete messo il sale? Logicamente. Mamma mia, sto sudando freddo. Pure io. Ma come fanno a scapisti femmina? Misteri della logica femminile. Scusate, ma è difficile capire che nel barattolo del sale ci va il sale? No! È vero, è impossibile non capire. Anche un bambino lo capirebbe. Bravo, è solo sto cretino mio marito che non ha capito niente, Zallani. Ma basta, la devi finire, se no... Se no che cosa? Che cosa? Ti faccio male, Luci! Ah sì, e fammore, e poi faccio morire! Ti faccio morire! Chi sa può mocca cubina sta cuorella? Ma non è giusto! Lo so, la femmina non si piccia nemmeno con un fiore, ma quando ci vuole, ci vuole.